Ciao ragazzi, sono Alessandro per Nexus Lab. Oggi vi mostreremo il nostro piccolo video confronto di velocità tra i due browser web del Galaxy Nexus e dell'Xperia S di Sony. Facciamo questo confronto per constatare effettivamente come la velocità della navigazione web con Ice Cream Sandwich sia notevolmente migliorata con questo nuova release nel Xperia S. Andiamo subito a testare i due device, sblocchiamo entrambi e andiamo a ricercare il medesimo contenuto. Iniziamo con casa. Ok, e andiamo su casa.it. Praticamente identico. Andiamo su casa.it il sito. Entrambi i terminali nel medesimo momento restituiscono il medesimo risultato. Richiediamo il sito desktop a entrambi. Richiedi sito desktop. Proviamo a ricaricare la pagina, sembra non aver preso l'impostazione o con questo sito non riusciamo comunque ad ottenere tale risultato. Proviamo con un altro sito, proviamo con Yahoo. Ok, passiamo prima per la ricerca, zoomiamo. Yahoo Italia. Leggermente più veloce il Galaxy Nexus, ma un'inezia, veramente una piccola inezia in confronto dell'Xperia S. Vi garantisco che prima dell'aggiornamento l'Xperia faticava molto di più su una navigazione web. Carichiamo qualche articolo. Purtroppo non l'ha preso sul... Torniamo indietro, rifacciamo il test con un'altra pagina. Ok. Andiamo su. Ok. In questo caso è leggermente più veloce l'Xperia S, praticamente sono identici nella navigazione, il browser web non è stato particolarmente toccato da Sony, i risultati si vedono, il lavoro svolto da Google è stato ottimo con Ice Cream Sandwich e speriamo di vedere in questo Xperia anche successivamente Jelly Bean. Proviamo ad aprire un altro sito. Prima un altro post, poi un altro sito. Purtroppo non l'ha preso, scusate. Andiamo direttamente su un altro sito web, proviamo a ricercare giochi. Apriamo la ricerca e andiamo su gioco.it, dovrebbe essere un sito legato al gioco online. Purtroppo non ci ho visualizzato la visione desktop, non so perché, anche se in questo del Galaxy Nexus si è visualizzato correttamente.
riproviamo a rifare il caricamento e a richiedere di nuovo il sito desktop. Purtroppo questo sito non lo digerisce bene. Andiamo su Flash Games. Come potete vedere, purtroppo è un errore che constatiamo adesso. Alcuni siti web non riescono ad essere visualizzati nella modalità desktop con l'Xperia S, invece con il Galaxy Nexus col browser di default riusciamo comunque. Naturalmente ci sono browser alternativi che fanno questo e lo fanno correttamente, primo tra tutti magari Dolphin Web HD. Proviamo un ultimo sito, cercando di non andare in un sito che ci dia problemi. Proviamo ad andare su Nexus Lab. Partiamo prima con la ricerca. Ok, e clicchiamo entrambi. In questo caso apre il sito in versione desktop. Non sappiamo perché, ma gli piace molto di più. In questo caso l'Xperia S è riuscito anche ad aprirlo in maniera più veloce rispetto al Galaxy Nexus. Un saluto da Alessandro per Nexus Live.